telefona a me? Io la sfido, se non è un vigliacco, sul campo dell'onore, che è l'unica virtù per cui vale la pena di vivere o morire. L'onore di Rigoletto e di Radames. È un premio che è nato sull'emotività. L'anno scorso è nato anche perché tutta la giuria è composta da comunque amici e persone di Tony, insomma amici che hanno lavorato con Tony, registi, eccetera, quindi è nato proprio col cuore. Siamo alla seconda edizione del premio Tony Bertorelli, nato l'anno scorso, per ricordare un attore straordinario che ci ha lasciato assolutamente troppo presto. E anche quest'anno abbiamo avuto, come dire, l'imbarazzo della scelta, perché di attori non necessariamente sempre protagonisti ma di grande elevatura nel nostro cinema, attori e attrici, così ce ne sono per fortuna moltissimi. È passato un anno, è stato uno dei premi che ho apprezzato di più, anche il primo che mi ha veramente commosso, perché è intitolato a una persona di grandissimo valore. E quest'anno sono io che lo devo consegnare a un'altra persona. Spero che noi, quando facciamo questo lavoro, siamo già molto fortunati, perché abbiamo la fortuna di avere per lavoro la nostra passione, ed è già un grandissimo premio. Però tutto il resto può venire per illuminare un cammino in momenti molto oscuri come quelli che stiamo vivendo, e quindi questa sera è un momento di gioia e sono molto contento di dare una cosa che dà speranza a qualcuno. Posso dire soltanto che l'anno scorso, quando il premio è stato istituito, mi è capitato di venire a conoscenza anche sentendo Fabio Fersetti e diciamo, forse per la prima volta nella mia vita ho pensato, dico, però questo premio lo vorrei vincere io, proprio mi sembrava una cosa a cui ambire, proprio il ricordo di un attore così straordinario. E poi a un certo punto ho ricevuto una telefonata di Barbara Chiesa che mi ha detto che mi avevano assegnato questo premio, e devo dire ci sono rimasto, e l'unica cosa che le ho saputo è dire, ho detto, guarda, sono molto commosso, ma era una cosa che desideravo, quindi grazie. Visto che quando uno riceve un premio ringrazia, io vorrei ringraziare le mie figlie, però, perché grazie al loro sguardo implacabile che non perdona, hanno contribuito molto alla mia crescita. Loro hanno sopportato che io crescessi insieme a loro, e quindi grazie a loro. E poi vorrei mandare così qualcosa di tutto questo a Tony, che ho conosciuto quando avevo, penso, un anno, due anni, forse tre, a Trastevere, e mio padre me lo indicava, vedi, lui è un attore come noi, ecco. Grazie, grazie a tutti. Che sta facendo? Sta sollevando il peso di Dio.